E amici di Chi Balla e Chi Canta, buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con la musica da ballo, la musica più bella, popolare di sempre, gli artisti, le grandi orchestre. E a proposito di grandi artisti, oggi ne abbiamo uno, un artista grandissimo che ha segnato veramente le canzoni del panorama musicale italiano. E sto parlando di lui, Matteo Tarantino. Uela, ma che presentazione, Stefano. Grazie, Matteo. Innanzitutto ti volevo ringraziare per la tua massima disponibilità. So che sei stato qui a Seven Sun grazie alla PM Promotion e hai riempito in questa serata e hai veramente lasciato il segno. Bello, guarda. Poi devo dire che insomma venire la Val d'Aosta è sempre bella. Quindi io sono piemontese e quindi non ho tanta strada per venire qua. Ma insomma, Palais de San Vincent, già dire il nome Palais de San Vincent, cioè io mi sono esibito al Palais de San Vincent, cioè è già una bella cosa, quindi bene, edificante. Allora, noi vogliamo ripercorrere con te i tuoi primi passi all'interno delle grandi orchestre. Come hai iniziato il tuo percorso artistico? Allora, io ho iniziato facendo naturalmente un pochettino di gavetta, un po' come tutti, perché io insomma ho iniziato piano piano. Mio papà mi ha instradato, perché mio papà, Paolo Tarantino, che molti conoscono, tutti, direi che lui era già da tanti anni nell'ambiente della musica da ballo abbiamo anche visto recentemente, poi ne parleremo tra pochissimo. Sì. E lui mi ha introdotto un pochettino, nel senso che aveva naturalmente con varie amicizie che aveva, insomma c'era un'orchestra che cercava un tastierista cantante, no? Io strimpellavo un po' le tastiere, qualche canticchiato intanto me la facevo. E da lì è iniziato tutto. Prima facevamo, non so, il sabato e la domenica, un'orchestra. Essendo figlio d'arte, per te immagino che è stato più difficile far appunto... Ma guarda, ti dirò di no, perché invece, anzi, ho avuto un grandissimo supporto proprio da parte di mio papà, che mi ha dato tante dritte, che quindi magari, sai, uno che non ha un papà così alle spalle, magari si trovava poi a doversi costruire da solo in tutto e per tutto. Invece io, piano piano, insomma, con qualche consiglio che mi ha dato lui, e tanto vabbè ce l'ho demesso del mio, perché comunque non è che siamo proprio uguali, ma... Però è stato forse un vantaggio più che uno svantaggio, devo dire la verità. Bene, allora io inizierei con un tuo primo brano, e Malamore no. Bella, bella, questa è... c'ha il gas, c'ha quella cosa... E quando è uscita all'incirca un anno fa, se non è... Sì, è uscita, allora doveva uscire prima della pandemia, poi c'è stato tutto un ambaradan pazzesco, e quindi l'abbiamo fatta uscire appena dopo, cioè quando... Di cosa racconta questa canzone Malamore no? Allora, Malamore no è un po' la fotografia della società moderna, nel senso che cambiano tutti, ormai non ci sono più delle... Tu guarda anche nelle squadre di calcio, no? Una volta c'era il giocatore che rimaneva lì 20 anni, invece adesso cambia tutto, cambiano le mode, cambiano i governi, cambia un po' tutto, ma l'amore non cambia mai, quello rimane sempre. E allora ascoltiamo, ma l'amore no. Balia del tempo senza via d'uscita, i giorni si rincorrono e vanno via con tutti i nostri sogni, vanno via nei miei occhi scuri, quanti giorni neri, quanta la fatica per trovarti e tu non c'eri, ad inseguir la luna in cerca di fortuna. Passano le strade, cambiano le mode, le opinioni, cambiano i governi, cambiano le stagioni. Che la vita avesse 1000 treni da rincorrere, e invece no, invece no, invece no, c'è un solo treno da non perdere. Tutte le sconfitte, tutte le rincorse, tutte le domande senza avere mai risposte. Se ripenso a ieri, ai bocconi amari. Passano le strade, cambiano le mode, le opinioni, cambiano.
cambiano i governi, cambiano le stagioni. Eccoci qua sempre con Matteo Tarantino e parliamo, appena si è appena concluso Sanremo, so che immagino, ho visto il tuo calendario, ho sbirciato un po', sicuramente non avrei avuto tempo di vedere Sanremo. Zero, proprio zero, ho lavorato praticamente tutte le sere del festival. Quindi non hai sentito niente, neanche cos'è un qualcosa che è successo, niente. Allora proprio. No, infatti io volevo stasera, cioè ieri sera volevo spaccare tutto lì al Palais come Blanco, però poi alla fine mi sono trattenuto. Non ti sentivi? No. No, sentivo quindi alla fine, no, però volevo creare Sanremo anche al Palais, invece no, okay. Alla fine no. Com'è? Abbiamo parlato di musica da ballo, com'è cambiata negli anni, nel corso degli anni, la musica da ballo a tuo avviso? Tantissimo, Stefano, tantissimo, guarda. Meglio? Allora io, dipende, è soggettiva la cosa, guarda, perché ci sono delle persone che sono ancora legate magari a quello che si sentiva, ma anche 10-15 anni fa. Io quando ho iniziato, il mondo dell'ambiente della musica da ballo era completamente diverso, ma anche il repertorio che si faceva durante le serate era completamente, ma tutta un'altra cosa. Anche quando sono entrato poi con l'Orchestra Italiana Bagutti, la stessa cosa, si facevano tanti terzinati, tante begin, tante canzoni che adesso si fanno lo stesso, ma in maniera molto più ridotta. Cos'è che va di più adesso? Cos'è che Beh, adesso ci sono, noi le chiamiamo cumbie, e chiamando cumbia prendiamo una fetta di repertorio che è enorme. Però diciamo che sono è il genere che va di più adesso. Nonostante quello, però, ci sono ancora quegli aficionados, no? Ci sono quelli che magari ancora si vogliono gustare quei bei terzinati d'altri tempi, quei bei lentoni, quelle belle begin avvolgenti, no? E quindi noi nel repertorio durante la serata facciamo tutto a 360 gradi. Una cosa che purtroppo è cambiata tanto, che però invece sabato sera ho visto che al Palais invece hanno retto molto, il liscio. Qui lo ballano ancora tanto, nel resto del panorama dell'ambiente della musica da ballo purtroppo si è perso un pochettino. Eh sì, specialmente in Valle d'Aosta so che il liscio va parecchio, e anche appunto i balli che citavi poc'anzi. Sì. Parliamo Non mi basti mai, questo brano. Allora, questo brano è una kizomba. La kizomba, che come parlavamo vedi di generi, è un genere che prima non si faceva, che non esisteva qua in Italia, e invece adesso pian piano è arrivato, tanti ballerini proprio la chiedono anche durante le serate, e nell'ultimo disco quindi ho voluto insomma fare un po' tutti i generi, e quindi ho inserito anche questa bella kizomba che si chiama Non mi basti mai. Per voi. Da sogno diventi realtà, tu sai accendere in me desiderio, passione, poesia.
Basti mai, abbiamo la fortuna proprio oggi di averlo qui nei nostri studi a Seven Sun. Allora Matteo, il tuo lavoro ti porta spesso lontano da casa, come riesci ad affrontare l'essere lontano da casa con la famiglia, com'è? Allora, guarda... Perché noi sappiamo che tra non so quanto, non mi ricordo, non erro, ho letto che parti tra pochissimo con una crociera, giusto? Sì, con una nuova crociera, sì, sì, quando è? Allora, dal 27 di maggio al 3 di giugno. È una crociera che parte da Venezia e andremo a fare un bel giretto per le isole greche, quindi Santorini, Mykonos... Quindi a maggio, quando a la maggio, data giusta? Dal 27 di maggio al 3 di giugno, quella settimana lì. Ottimo, e come, guarda, potremmo anche pensare noi di venire, dai. Com'è che possiamo allora, c'è un'agenzia che si chiama Moving Events, che è la ex Viaggio e Cultura, prima si chiamava Viaggio e Cultura, molti la conoscono così, adesso si chiama Moving, scritto Moving Events, basta andare sul sito internet o anche sul sito della mia orchestra, nei social, su Facebook, Instagram, da tutte le parti, io ho già messo tutti i numeri di telefono per prenotare, anche perché la cosa bella è che non ci sarò soltanto io, ma tutta la famiglia Tarantino, quindi Paolo, Daniele, Lia, Serena, insomma siamo tutti insieme per questa bella vacanza che dura una settimana e insomma ci divertiremo tanto, mi raccomando. E quindi invitiamo gli amici di Chi Balla e Chi Canta, se a maggio vogliono trascorrere una crociera con la famiglia Tarantino, potete... Sarebbe bello. Bene, allora io ti mando delle foto, se sei d'accordo, e tu me le commenti, ok? Se voglio, ti faccio... la grande... Questa io so che dove l'hai presa questa foto qua. Infatti per quello che dicevo prima, ne parliamo dopo. Sì, allora qui è stata una bellissima esperienza. Allora siamo stati... Beh, a parte che te sei abituato ad avere grandissimi personaggi, perché ho visto passare di qua la D'Urso, insomma, ho visto... Il bellissimo salotto del VIP su Rete7. È proprio VIP. E noi abbiamo avuto la fortuna di stare a Rai 1, insomma, in prima serata, a The Voice Senior, e mio papà ha cantato una canzone. E devo dire, vabbè, non è andata bene perché non si sono girati, però lui ne è uscito a testa altissima ed è stata un'esperienza per noi meravigliosa.
E andiamo con un'altra foto, regia, grazie se è possibile. Eccoci qua. Abbiamo detto a Sanremo, Sanremo non l'abbiamo seguito, però hai visto? No, hai avuto modo certo. di vedere la Ferragni? No, quello sì, no, sono quelle poche cose che comunque sono andato a ricercare certo, andato poi a ricercarle dopo, no, bellissimo. Però devo dire che no, ma infatti guarda, io adesso le prossime serate che farò ho deciso che anche la mia cantante farà. Sì, non so se sei d'accordo. No, bene. non molto. Bene, ancora, magari andiamo con altre, ecco, un'altra okay. foto. Questa foto. Mamma mia, guarda come ero bello, hai visto che roba? No, lì ho avuto un piccolo infortunio, piccolo. Mi sono ammazzato col cavallo, cioè io sono andato a cavallo, ma fra l'altro facendo una passeggiata a cavallo, che sono credo le cose più sicure che si facciano nel mondo, mandano anche i bambini. Invece io ho avuto purtroppo una disavventura perché questo cavallo qua si è imbizzarrito. Io ho fatto un volo praticamente dal cavallo che era qua, che era altissimo. Sono passato davanti al cavallo facendo un salto mortale, sono volato poi per terra e mi sono rotto 5 costole e una clavicola. Mi ricordo perché in quel periodo dovevamo proprio ecco. avevamo organizzato l'intervista e poi non è stata possibile. Eh no. Bene, andiamo con un altro brano. Caro sì. nonno, questo brano è molto richiesto dagli amici di Chi balla e chi canta dal lunedì al venerdì, anzi se è possibile regia ricordiamo gli appuntamenti con Chi balla e chi canta per l'intera Valle d'Aosta, canale 13 del vostro digitale terrestre alle 19 alle 21, dal lunedì al venerdì sempre in Piemonte per gli amici di Video Nord, canale 83 alle 14 e alle 19 per gli amici della Lombardia e della Liguria, la Lombardia a 86, la Liguria 83, sempre alle ore 19. Bene, mi sto perdendo con gli orari e ritorniamo a Caro Nonno. Caro Nonno, bellissima canzone. No, ma guarda, anche io mi perdo con gli orari. Infatti prima ho detto sabato, io venerdì ero a San sì. e ho detto sabato, ma io solo perché ci guardo la testa un tutti po' i giorni, tutti i giorni in movimento, si capisce. No, Caro Nonno Stefano è una canzone meravigliosa. Allora, noi abbiamo tante persone, anche magari un pochettino più mature, che vengono ad ascoltarci durante le serate ed è bello, insomma, fare un pensierino anche alla figura del nonno, che secondo me è basilare nella nostra vita, chi ha la fortuna di averli avuti al proprio fianco per tanto tempo, insomma, è una figura molto importante che ti aiuta a crescere. E abbiamo fatto questa bella canzone, ambientata in un posto meraviglioso, a Tre Ponti, siamo in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, e parla insomma di questo rapporto tra un nonno e il nipotino, ma non voglio togliere troppa, dai, creiamo un po' di suspense, ascoltatela che è molto bello anche il testo. Aspettavi sempre lì e gli amici salutavi col sorriso che avevi tu, poi veloci a perdi fiato correvamo sempre più e ogni volta che cadevo, ogni volta che piangevo c'eri tu con me. E ogni volta ti ho chiamato, ogni volta ti ho sognato e non c'eri più con me. Amavi ascoltare i miei sogni così, con le note giocavamo e il mio mondo era lì. Ti guardavo e con gioia ed ammirazione io pensavo
pensavo che quando poi sarei cresciuto sarei stato come te. E ogni volta che cadevo, ogni volta che piangevo c'eri tu con me. E ogni volta ti ho chiamato, ogni volta ti ho sognato e non c'eri più con me. Sempre qui in onda da Saint-Vincent con Matteo Tarantino. Allora Matteo, parliamo del tuo ultimo progetto discografico che è Se non sono rose fioriranno. Allora guarda, Se sono rose fioriranno proprio descrive un pochettino quello che era il mio momento quando è uscito questo disco, perché io ho cambiato da poca etichetta discografica, sono passato da una grandissima etichetta, la Bagart di Bagutti, io saluto anche Andrea Bagutti, tutto quanto il suo staff meraviglioso, io ho passato degli anni meravigliosi con loro. Poi a un certo punto insomma abbiamo deciso insieme di cambiare un pochettino aria, dare una rinfrescata, e infatti abbiamo chiamato questo disco Se son rose fioriranno, nel senso che poi abbiamo detto guarda, vediamo cosa succederà. Io ho affiancato due etichette che si sono presi cura di questo disco, che sono la Suonami di Omar Lambertini e la Fonola di Gianni Di Sario, e anche loro li ringrazio infinitamente perché mi hanno accolto nella loro famiglia e mi stanno dando un supporto meraviglioso, quindi io colgo l'occasione proprio per salutarli perché stanno facendo un lavoro meraviglioso. E allora ascoltiamo questo brano. Questa mia vita l'ho sempre vissuta, camminavo da solo anche prima di stare con te, che per ogni caduta mi sono rialzato da me. Ascolta, ascolta, nei miracoli scusami ma io non ci ho mai creduto, e gli ostacoli lungo la corsa rimangono lì. Con la grinta e il coraggio che ho li affronterò, ce la faccio, lo so. È arrivato il tempo di decidere che c'è un tempo buono per andarsene. Gabbie d'oro non ne vorrò mai, pagherò se necessario per gli errori miei. La amare qualcuno per tutta la vita, per un po' siamo stati così, tu regina e io re, ma ho imparato a mie spese che un bel castello con te è prigione per me. Ma ascolta, ascolta,
non pensarci nemmeno a vedermi sconfitto in partenza. Non sarà una vacanza, però io ricomincerò. E rimorsi e rimpianti profondi li lascio per chi si accontenta così. È arrivato il tempo di decidere che c'è un tempo buono per andarsene. Gabbie d'oro non ne vorrò mai, pagherò se necessario per gli errori miei. La la la, primavera arriverà, se son rose fioriranno. Fioriranno. Io hai notato, poverino, io che devo sacrificarmi a fare questi video con queste ragazze, che devo per forza, cioè mi costruivo. Ti vedevo, ti vedevo molto sofferente, infatti. Bene, bene. Allora, continuiamo a parlare della musica. Che cos'è per te la musica? La musica è tantissimo per me, tantissimo, anche perché io devo tanto alla musica. Io ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di aver avuto una bella, un bel background, perché non soltanto mio papà che mi ha instradato per primo, ma poi ho fatto parte dell'orchestra Bagutti, che mi ha insegnato a stare al mondo, che mi ha insegnato come si fa questo mestiere professionalmente. E la musica mi ha dato tanto, perché poi alla fine è diventata parte integrante della mia vita, e quindi io nella mia vita, se devo scegliere delle cose, la famiglia, però la musica, ragazzi, ha una parte preponderante, perché senza di quella non sarei quello che sono adesso. Il verso di una tua canzone che ti racconta meglio o che ti prende di più? Ma sai più che non ti racconta, magari che ti prende di più, oppure sei legato maggiormente? Allora, c'è un brano che nell'ultimo disco proprio si chiama Amore Fragile. E allora, non personalmente, perché devo dire che per fortuna la mia vita è sempre stata abbastanza lineare, non ho avuto grosse scosse, però c'è un punto che dice: raccoglierò tra la polvere e il fango ogni pezzo di questo mio cuore. Ed è bellissimo, perché ci faceva piacere se tu ce la stavi cantando. Raccoglierò tra la polvere e il fango ogni pezzo di questo mio cuore, senza più farlo soffrire, senza vederlo così. Amore fragile, amore. Ed è meraviglioso, cioè sono parole che a me, guarda, fanno venire un pochettino i brividi, perché capita a tutti di avere magari un periodo un pochettino magari più negativo della propria vita, però bisogna reagire, e allora raccoglierò ogni pezzo, c'è il cuore che è stato calpestato tra la polvere e il fango, ma io lo raccoglierò, lo metterò insieme e andrò avanti per la mia strada e cercherò di essere più forte di prima. Ebbene, facciamo tesoro di questo pezzo di questa canzone, è molto molto significativo. La vita è musica. Che bello, la vita è musica, dai, già il titolo. Ce l'hai detto che per te la vita è musica. Ce la lanci te questa canzone? Sì, ma molto volentieri. Fatto una bella canzone, bella, solare, allegra, dice che la vita è musica, e allora prendiamola così, prendiamo come se fosse una bella canzone la nostra vita. Ascoltatela bene, poi mi dite se vi piace oppure no. L'estate è qua, il cielo è tutto blu, è il tempo dell'amore, tutto da vivere. La mia felicità me la regali tu, per questo dico a te grazie di esistere. La
vita corre, va, cambia la moda e il mondo, ma io non cambierò perché io voglio te. Non ti deluderò, per sempre ti amerò, fidati che tra noi non finirà. Voglio vivere felice, la la la, la, fare quello che mi piace, la la la, la, canticchiare una canzone mi basterà. La vita è musica, com'è bello far l'amore, la la la, la, quando ti coinvolge il cuore, la la la, la, e se grande è la passione, più grande è la felicità. Sono in fiore e tutto intorno a noi diventa magico. E intanto si fa sera, l'aria si fa leggera, e quando baci me, che dolce brivido. Tu sei la mia fortuna, lo canto anche alla luna, che ci conosce già, che tutto sa di noi. Lo sa che ti vorrei, lo sa che tu mi vuoi, e sa che un grande amore non muore mai. Voglio vivere felice, la la la, la, fare quello che mi piace, la la la, la, canticchiare una canzone mi basterà. La vita è musica, com'è bello far l'amore, la la la, la, quando ti coinvolge il cuore, la la la, la, e se grande è la passione, più grande è la felicità. E abbiamo appena ascoltato La vita e musica, Matteo Tarantino, La vita e musica proprio, sì, per te. E cos'è però che ti fa più paura di questo lavoro? Allora, guarda, devo dire, non mi fa paura quasi niente, perché l'ho sempre preso con una grande positività, con grande ottimismo. Non mi fa paura, anche se comunque qualche sacrificio bisogna farlo, perché noi tante distanze, un giorno magari siamo nella punta nord dell'Italia, il giorno dopo magari siamo in quella sud, poi andiamo in Veneto, poi ci spostiamo in Abruzzo, Latina, quindi facciamo tanta strada, e quindi tanti sacrifici bisogna farli, perché non si ha, diciamo, una vita tra virgolette normale, ma abbiamo degli orari un pochettino sfasati. Movimento. Però devo dire che non mi spaventa niente di questo mestiere. Una cosa, la più bizzarra che ti ricordi di una tua serata? Una cosa che proprio ti è capitata che... Allora, guarda, non ce n'è una in particolare, Stefano, però noi è proprio...
quando dicono il mondo è bello perché vario, in ogni posto dove andiamo c'è sempre una macchietta, qualcuno che ti fa sorridere. C'è qualche cosa che ti ricordi con più simpatia o particolare che ti sia capitata in una serata? Ma per esempio, non so, io nel bel mezzo di una canzone, fra l'altro abbastanza sentita, perché in quel momento stavo cantando Eravamo in 19, che arriva uno, si mette dietro, fa tutte le contorsioni, fa il mimo con una tutina, fra l'altro, che non sono da vederla. Io ero lì, non riusciamo a raccogliere regia questo video da nessuna parte. Non lo so se c'è in giro, sì. Probabilmente magari qualcuno col telefonino, però non lo so se c'è in giro. Commentiamo ancora le foto assieme, andiamo con un'altra foto, se sei d'accordo. So che non hai seguito il Festival di Sanremo, penso che l'avrai seguito. Infatti io l'ho detto, guarda, venerdì sera, quando mi sono esibito al Palais de Saint-Vincent-Sanremo, no? C'era la sonanza, sì. Ho detto adesso spacco tutto, poi invece no, mi sono trattenuto, non ho spaccato niente. Ma commentaci questa foto. Allora, guarda, dicono che praticamente non si sentisse bene nell'audio, quindi ha spaccato tutto quanto, però secondo me, devo dire la verità, mi sembra un po' eccessivo. Quindi pensi che sia un po' stato studiato? Secondo me. Ah, ma tu eri già l'altro. Abbiamo le immagini che secondo vanno. Secondo me, allora, io dico che secondo me è un pochettino preparata. Io credo che in una trasmissione come Sanremo, che è Mondovisione, credo che loro controllino anche il centesimo. Quindi non lo so, secondo me qualcosina di. Diciamo che se l'aspettavano. Ok. Dai. Ancora una foto e poi andiamo con un'altra canzone. Ah, grandissimo Marco! Questo è un grande amico, un grandissimo amico, ed è una di quelle persone, un collega, di cui tu non sentirai mai dire una parola negativa. È una di quelle persone veramente con il cuore, belle, solari, belle fuori e belle dentro, veramente. Un grandissimo amico. Bene, infatti per quello ho cercato appunto delle foto nelle tue pagine, noi siamo andati a curiosare. Ne abbiamo tantissime, ma non abbiamo il tempo materiale perché vogliamo mandare la musica che è protagonista di chi balla e chi canta dal lunedì al venerdì, la Badante, simpatica, molto richiesta, lo sai, durante la settimana. Sì, la Badante. Fra l'altro, guarda, ti dico una piccola cosa che magari pochi sanno. Allora, la Badante nel testo dice, insomma, parla dei badanti ed è questo vecchietto che si innamora della badante, no? E cade un po' nel trabocchetto. Ma io l'ho fatto in maniera molto scherzosa. Una volta però una badante vera, che si è arrabbiata un pochettino, mi ha scritto su Facebook, mi ha detto, oh, ma come ti permetti? Guarda che noi non siamo lì a circuire i poveri vecchietti. Ho detto, ma no, ma signora, guarda, ci mancherebbe altro. Io l'ho presa proprio in maniera scherzosa ed è proprio quella la gag della canzone, che è proprio bella divertente, diciamo. Allora ascoltiamo la Badante. Certo una novità, è di moda una certa età, il mestiere della badante è un investimento gratificante, stipendio, vitto, alloggio, e se si casca pure l'allocco, è come fosse un terno all'otto, la vita gli sorriderà. Vada ben la badante, è un pericolo costante, se poi è bella e prosperosa, il nonno subito la sposa. Vada ben la badante, finiremo tutti in mutande, non è questione di passione, ci giocheremo tutta la pensione, e alla fine che resterà? Un fico secco di eredità, e alla fine che resterà? Un fico secco di eredità. Il tuo futuro, eccolo qua, amico mio, pensaci già, finché sei in tempo, da te la va, prendi la bella e non c'è pensare. Vada ben la badante, è un pericolo costante, se poi è bella e prosperosa, il nonno subito la sposa. Vada ben la badante, finiremo tutti in mutande, non è questione di passione, ci giocheremo tutta la pensione, e alla fine che resterà? Un fico secco di eredità, e alla fine che resterà? Un fico secco di eredità. Stipendio, vitto, alloggio, e se ci casca pure l'allocco, è come fosse un terno all'otto, la vita gli sorriderà. Vada ben la badante, è un pericolo costante, se poi
mia pelle prosperosa, il nonno subito la sposa. Vada ben la badante, finiremo tutti in mutande. Non è questione di passione, ci giocheremo tutta la pensione. E alla fine che resterà? Un fico secco di eredità. E alla fine che resterà? Un fico secco di eredità. Vada ben la badante, finiremo tutti in mutande. Non è questione di passione, ci giocheremo tutta la pensione. E alla fine che resterà? Un fico secco di eredità. E alla fine che resterà? Un fico secco di eredità. E la badante è molto simpatica e molto richiesta dal lunedì al venerdì con Chi Balla e Chi Canta. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici che hanno seguito ieri il Summer 7 Show in questa emittente, quindi grazie mille. Noi continuiamo con Matteo e andiamo con Amore Grande. Amore Grande, bellissima canzone. Questa fra l'altro è in duetto, io la canto con la mia cantante, nel vostro caso vedrete il videoclip, cantato con mia sorella, con Serena Tarantino, che non fa più parte in pianta stabile della mia orchestra perché ha cambiato lavoro con la pandemia e tutto quanto, però quando può far combaciare gli orari, lei sul mio palco, insomma, è la regina. Io però ho avuto una grande fortuna di sostituirla con una cantante veramente molto brava. A me sta dando soddisfazioni bellissime e sono sicuro che se loro le daranno il tempo, le darà tantissime anche a loro. E a proposito di cambio di lavoro, se non avessi fatto il cantante, cosa avresti fatto nella tua vita? Ma guarda, io ho studiato materie umanistiche, avevo fatto il liceo linguistico, quindi sono uscito a diplomarmi con le lingue, quindi probabilmente qualcosa di inerente, mi sarebbe piaciuto tanto viaggiare, quindi probabilmente avrei cercato qualcosa che mi portasse a viaggiare per il mondo. Infatti a proposito di viaggi sei sempre lì che organizzi questi viaggi e ci stanno chiedendo, quindi ricordiamo ai nostri amici a casa che a maggio si partirà con una grande crociera. Esatto. E ricordiamo che giro fate. Dal 27 di maggio al 3 di giugno una crociera meravigliosa con tutta la famiglia Tarantino, con la Costa Crociere. Per avere informazioni ulteriori chiamate l'agenzia Moving Events, basta che anche sul vostro telefonino scrivete Moving Events, viene fuori sulla home page proprio questa bella crociera con tutti i Tarantini. Bene, allora ascoltiamo Amore Grande. Vai! Ho fatto un sogno nel buio della notte, stringendoti tra le tue braccia mi perdevo io. Il paradiso nei tuoi occhi, sul tuo viso, baciandoti, batteva forte questo cuore mio. Tutto quello che sentivo solo per noi, il mondo chiuso in un respiro, amore mio. Amore grande, amore mio, amore dolce, insieme a te vorrei ricominciare questa vita, sai. Amore grande, amore mio, amore caro, vorrei con te dar vita a questo sogno che svanir non può. E nel silenzio una lacrima cadeva giù, ricordi indelebili dentro di noi. Le parole dette piano, tu ti amo, la mia bocca sulla tua. Amore grande, amore mio, amore caro,
non può finire questa notte insieme a te. Il cielo è ancora blu, amore mio. Amore grande, amore mio. Amore dolce insieme a te. Vorrei ricominciare questa vita, sai. Amore grande, amore mio. Amore caro, vorrei con te dar vita a questo sogno che ma che dolce canzone! Poi dai, visto che siamo in ambito, abbiamo parlato di Sanremo, una canzone così secondo me avrebbe fatto strada anche a Sanremo, dai. Però c'è un'altra che sta arrivando adesso, che è molto bella. Fra l'altro nel videoclip vedrete me truccato un pochettino da vecchio, perché nel testo si parla di me stesso, nella versione dall'adolescenza in poi, dalla fanciullezza alla vecchiaia. E guardatelo bene perché è un video che ci ho messo tanta passione ed è una canzone che a me piace tanto, sembra scritta sul mio corpo. Spero che dia questa impressione anche a voi. Il tempo se ne va. All'ombra della prima sera rimango qui tra i miei pensieri, all'orizzonte solo il mare, un volo di gabbiani che mi accarezza l'anima, ma poi non riuscire mai a portare pace dentro me. Ti ricordi ormai sbiaditi e quanti sguardi che ho perduto e amori che io ho abbandonato si posano sul cuore con tutto il suo dolore che non mi abbandona mai. Nasce forte in me la voglia solo di fuggire via. E intanto il tempo se ne va, portando i sogni via con sé. Rimane solo nostalgia. Chiarore della sera, il vento mi accarezza il viso, tra i miei pensieri più lontani li sento ancora vivi e lascia quel dolore che non mi abbandona mai. E nasce forte in me la voglia solo di fuggire via. E intanto il tempo se ne va, portando i sogni via con sé. Rimane solo nostalgia. Lascia
Il tempo se ne va, e infatti il tempo ci sta, Stringe, stringe, stringe. stringe, e noi abbiamo la fortuna di averti qua oggi, Matteo. Allora, i progetti futuri, visto che siamo quasi agli sgoccioli di Allora, questa puntata. esatto, progetti futuri ne ho sempre, noi siamo sempre comunque in ebollizione, cerchiamo sempre nuove canzoni, arricchire il repertorio, scenografie e tante cose da proporre poi al pubblico, però non voglio mica svelare tutto, perché voi dovete venire nelle mie serate a scoprirle, così almeno vedrete cosa bolle in pentola. E ci vuoi parlare di Io non c'ero? Allora, Io non c'ero è una canzone dedicata agli uomini, perché noi uomini, vabbè, si sa che noi uomini siamo sinceri, noi uomini siamo corretti, leali, sensibili, trasparenti, noi siamo. Occhio perché arrivano messaggi poi qua. No, una volta ho detto queste cose sul palco, una signora, le ricordi le zoccole di legno? L'ho preso qua, l'ho preso. No, è una canzone che è, diciamo che è la scusa più amata dagli italiani, e la canzone dice io non c'ero, cioè se c'ero dormivo, io non c'entro niente, e quindi insomma, l'abbiamo preso un po' sullo scherzo, sul ridere. Tutto il paese adesso lo saprà. Abbiamo bevuto e poi ballato. Chissà mia moglie cosa dirà. Meglio negare che confessare. Son tutti amici, nessuno parlerà. Cara, ti giuro io non c'ero. Lo sai che son sincero e che non bevo mai. Ero impegnato nel lavoro e non me la spassavo, a te non mentirei. Ti ha detto che io giravo nudo, ballando sopra il cubo, se l'hai inventato sai. Cara, ti giuro che non c'ero. Se c'ero poi dormivo, puoi chiedere a chi vuoi. Che confusione con i coscritti nel ricordare la nostra bella età. Che mal di testa. Una pastiglia per la mia sfornia mi aiuterà. Meglio negare che c'ero anch'io. Mi raccomando, mai dir la verità. Cara, ti giuro io non c'ero. Lo sai che son sincero e che non bevo mai. Ero impegnato nel lavoro e non me la spassavo, a te non mentirei. Ti ha detto che io giravo nudo, ballando sopra il cubo, se l'hai inventato sai. Cara, ti giuro che non c'ero, se c'ero poi dormivo, puoi chiedere a chi vuoi. A casa son tornato, fedele assai pentito, perdonami se puoi. Cara, ma lo sai che la gente dice quello? Ma ti garantisco, ma come puoi pensare che, ma aia, aia, mi fai male, aia, ma dormivo, aia! Giravo nudo, ballando sopra il cubo, se l'hai inventato sai. Cara, ti giuro che non c'ero, se c'ero poi dormivo, puoi chiedere a chi vuoi. Cara, a casa son tornato, fedele assai pentito, perdonami se puoi.
Io non c'ero, molto simpatico questo brano, Matteo. Allora, questa lunga chiacchierata si è conclusa in veramente una manciata. Sembra che è passato pochissimo, qualche minuto, invece è volato. Ti ringraziamo per essere stati con noi, per essere stato con noi qui su Chi Balla e Chi Canta. Speriamo di vederci presto, nei pressi i nostri studi a Torino, in corso Reggio Parco. Sei il nostro ospite, speriamo. Volentieri, volentieri. Guarda, per me è stato bellissimo. Grazie del tuo invito. Grazie. Ce l'abbiamo fatta alla fine, però veramente, guarda, è stato un grandissimo onore per me e ti prometto, guarda, che se tu vorrai io sarò disponibilissimo ad altre puntate con te. Assolutamente, molto volentieri. Ci fa molto piacere. L'appuntamento è domani con Chi Balla e Chi Canta, la più bella musica popolare di sempre qui. La felicità, la giovinezza.